For you I follow gently downstream. There's no more time left for sympathy. Siamo qui al Loft Kinodromo con Marco Amenta, regista del film Magic Island, che sarà proiettato in prima serata al Cinema Europa. Allora Marco, se ci vuole dire com'è iniziato il suo percorso e se è sempre stato appassionato di cinema. Ho cominciato come fotografo, come fotoreporter in realtà, per un giornale locale in Sicilia, il Giornale di Sicilia. È un lavoro che mi permetteva, o che permette insomma di andare a vivere tante situazioni diverse. Un fotoreporter, un giornalista, ogni giorno racconta di ambienti diversi, di mondi diversi. E poi come evoluzione, io poi sono andato a Parigi, ho collaborato con delle grandi agenzie stampa di fotografia come Gamma, queste di qua, lavorando sempre sulla mafia, sulla guerra, eccetera. E poi il passo successivo è stato il documentario, perché era una forma più completa per raccontare queste storie. In più però con una narrazione cinematografica. Ecco, quindi continuo a fare sia documentari che finzioni, ti dà forse più possibilità creative, quindi alterno le due cose. Magic Island sembra una via di mezzo, insomma, perché è un documentario, perché è una storia vera, però è filmato ed è girato come una finzione. Non ci sono interviste, i personaggi non guardano la macchina da presa. Questo ragazzo fa il suo percorso e noi lo filmiamo proprio come se fosse un film. E la storia di questo documentario, può raccontarci un po' cosa succede? No, andatevelo a vedere, vabbè, la racconto, no? Questa è la storia di questo ragazzo di 27 anni che è un musicista che abita a New York e insomma riceve una telefonata dalla Sicilia ed è la fidanzata del padre. Il padre era morto 10 anni fa, in cui gli dice che ci sono dei soldi in Sicilia che lui deve tornare a prendere, quindi in Sicilia, se non li perde. Il padre era questo attore americano di Hollywood che si chiamava Vincent Schiavelli, che io conoscevo, che aveva fatto Ghost, era il fantasma che fa il personaggio che fa il fantasma nella metropolitana nel film Ghost, quello alto, strano, con i capelli in aria, no? Ha fatto anche Qualcuno volò sul nido, il cuculo, Batman, tante piccole parti, tanti film, il caratterista, no? Sempre il cattivo, invece era buonissimo. Insomma, lui a 55 anni ha deciso di tornare in Sicilia, da cui è originario, perché lui era figlio di immigrati, per vivere una vita diversa, per tornare un po' alle origini, riscoprire la sua cultura, dedicarsi alla buona tavola, agli amici, scelta strana, no? Perché tutti vogliono andare, no? La carriera, vogliono andare verso successo. Invece ha scelto di tornare indietro e vivere in questo paesino delle Madonie che si chiama Polizzi Generosa, completamente nell'anonimato, perché poi faceva meno film, e vivere una vita molto tranquilla. Poi purtroppo lui è morto e il figlio non è andato al funerale e non era mai tornato quando lui si è ammalato, quindi c'era un rapporto un po' conflittuale fra padre e figlio. E quindi lui fa questo viaggio con me, e all'inizio io non capivo perché lui era così disposto a farsi filmare anche in momenti delicati, intimi, mentre piange sulla tomba del padre, eccetera. Poi ho capito piano piano che lui aveva paura di fare questo viaggio da solo, e forse non l'avrebbe fatto da solo. Quindi la nostra presenza, la telecamera, non rappresentava un'intrusione. A livello emotivo, come avete vissuto, sia lei che il protagonista, questa esperienza? Sicuramente ho vissuto anche emotivamente il ritorno del figlio, perché conoscevo Vincent, sicuramente. E poi la cosa bella è che il film è un road movie, quindi è un viaggio geografico da New York fino alla Sicilia, però dopo un po' diventa più un viaggio interiore, cioè la cosa più importante è che è un viaggio interiore. Quella che era una terra misteriosa e che gli faceva paura, la Sicilia, poi diventa una Magic Island, per questo il titolo Magic Island, diventa una terra magica, perché diciamo, fa pace con questa terra e fa pace col padre. È importante pensare con la propria testa e spesso avere il coraggio di abbandonare quella strada che ti sarà tracciata, cioè fare il mestiere di tuo padre, che sia
un pasticcere o un medico, un avvocato, un parrucchiere, qualunque cosa, ma pensare con la propria testa e avere il coraggio di allontanarsi da quella strada, perché magari la tua invece è diversa e solo cercando la tua strada puoi diventare te stesso, conoscerti e fare quello che senti nella tua vita, e là sarai felice e lo farai meglio, secondo me. Io, se avessi fatto un altro lavoro, avevo cominciato architettura, matematica, sarei stato probabilmente un cattivo architetto, di matematica non capivo nulla, quindi invece mi risulta più facile fare quello che amo. Primo film che è un road movie, okay. Così, perché è strano dirlo. Guardo te o guardo la macchina?